Oggi vi parlo del laboratorio di restauro di Palazzo Abatellis a Palermo, il luogo nel quale la scorsa estate si è tenuta la residenza artistica di Video Sound Art in occasione della nona edizione del festival. Il fulcro della residenza è stata la lavorazione tardo seicentesca dello stucco, che ha visto nei lavori di Giacomo Serpotta il suo apice di bellezza e di perizia tecnica, e ha messo così in relazione le competenze del laboratorio con i giovani artisti selezionati. Palazzo Abatellis è un luogo straordinario. La sua storia inizia alla fine del 400 come dimora signorile in stile gotico catalano, diventa poi un convento monacale e dopo la Seconda Guerra Mondiale viene restaurato per diventare un museo. Per l'occasione venne chiamato l'architetto Carlo Scarpa, che realizzò un allestimento talmente riuscito, un vero e proprio capolavoro museografico. Oltre a contenere opere bellissime come il Trionfo della Morte o l'Annunziata di Antonello da Messina, Palazzo Abatellis si dotò di un laboratorio di restauro a stretto legame con l'Istituto Centrale di Roma, diretto da Cesare Brandi, che nel 1960 vinse una cattedra proprio all'Università di Palermo. Cesare Brandi era un'autorità indiscussa, un'autorità internazionale, e la sua teoria del restauro è ancora oggi un testo imprescindibile. Teorizzò infatti un restauro rispettoso del tempo dell'opera d'arte, negandole una natura statica e soprattutto contrastò l'idea che il restauro servisse a far tornare l'opera al primitivo splendore. Inoltre, Cesare Brandi amò molto gli stucchi del Serpotta e ho deciso di leggervi le parole che gli dedica nel suo volumetto Sicilia Mia. In nessun altro luogo potrete vedere le sue figure, in nessun altro luogo il bianco puro di questi stucchi vi potrà solleticare lo sguardo, perché il Serpotta, questo tiepolo della scultura, è solo a Palermo.